Può sembrare incredibile, ma in Calabria ci sono ancora persone che vivono come all'origine dei tempi. La lotta per la vita una volta era dura, spesso insopportabile. Gli uomini andavano a caccia, badavano alle greggi, coltivavano il grano e si costruivano anche gli utensili per fare queste cose. Tutto con le proprie mani.
Il tempo dell'uomo era legato alle stagioni. C'era un tempo per seminare, uno per raccogliere, uno per riposare, uno per festeggiare. E questo tempo era immutabile. Il ritmo della vita non si poteva cambiare. I rapporti degli uomini con la natura, con i propri simili, si erano fissati, ritualizzati attraverso i millenni nella lotta per sopravvivere. E perciò cambiare sarebbe stato un rischio, una trasgressione. Gli uomini erano immersi, coinvolti nella natura, dalla quale dipendeva tutto. Per questo erano portati a identificarla con un'entità suprema, eterna, nei confronti della quale provavano soggezione, gratitudine. Con essa, in ogni momento, dovevano vivere in armonia. Si aiutavano l'un l'altro per mietere un campo, per coprire il tetto di una casa, per spegnere un incendio, per soccorrere un malato. Occorreva l'aiuto reciproco e questo portava alla solidarietà, all'amicizia.
sopravvivere, gli uomini si accontentavano dello stretto necessario. Le idee di utilizzazione, di sfruttamento illimitato, che sono correnti nel mondo moderno, non avrebbero avuto senso. Tagliare un bosco per fare carbone non significava distruggerlo, ma anzi rinnovarlo. Il senso del divino era in ogni cosa e perciò ogni momento della natura, ogni parte del territorio erano sacri e andavano rispettati. Paese, un villaggio, erano una comunità compatta. Oltre ai vincoli di parentela, si stringeva tra le persone tutta una serie di legami spirituali, col diventare per esempio compari o comari di battesimo o di nozze. Anche con i canti e con i balli si esprimeva questo bisogno di ritrovarsi, di celebrare ogni momento della vita. E lo si faceva con una serenata d'amore, una ninna nanna, un canto di lavoro. Al giorno d'oggi può essere incomprensibile, ma gli uomini e le donne di un tempo, quando facevano un qualsiasi oggetto, un cestino di rimini, una ciotola di legno, una coperta per il letto, sentivano il bisogno di decorarlo, di abbellirlo, esprimendo con questo un'esigenza di armonia, di perfezione, di gioia.
E questo in tempi in cui la vita era dura, perché ad ogni cosa bisognava provvedere con la forza delle braccia. Salute. Salute, salute. Buona nostra. Salute. 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 E tutti io non è che si parla di una cosa, e aumenta i lavori e i soldi e disoccupazione. Ha messo la cura.
macchine e le fabbriche hanno rappresentato una grande speranza, perché permettono di dominare la natura e di alleviare la fatica umana. Ma queste speranze sono andate in gran parte deluse. Gli uomini hanno cominciato a produrre cose che non potevano più fare con le proprie mani, e per procurarsele hanno dovuto vendere il loro lavoro. E inoltre la vita è diventata incerta, perché le fabbriche possono chiudere da un giorno all'altro, e ancora perché non sempre producono cose utili a tutti. L'anima calabrese ha un'impronta orientale. Qui, 5 secoli fa, quando il loro paese fu invaso dai turchi, arrivarono anche gli albanesi. Per quanto abbiano sempre dimostrato un forte attaccamento alle tradizioni e abbiano mantenuto gelosamente la loro lingua, i costumi, il rito greco-ortodosso, hanno convissuto pacificamente con gli abitanti del posto. Quando nessuno soffia sul fuoco delle differenze fra i popoli, la gente semplice è portata a vivere in pace. Tre generazioni, nonna, madre e figlia. Lavorare senza parlare sarebbe arido. Parlare senza lavorare sarebbe ozioso. Perciò si fanno le due cose insieme. E l'esperienza, l'intendimento stesso della vita, si trasmette fra le persone, fra le diverse generazioni. Questo oggi avviene sempre più raramente. Era tanto questo tempo che stai andando. Mamma, dopo un giorno,
Non è vero,
Grazie, dopo. Questo è vero. Ehi! Tutto un mondo di tradizioni, costumi, dialetti, temperanza, laboriosità, arte, musica, canti. È stato travolto di colpo dall'avanzata del mondo dell'industria. Tutta una cultura che costituiva la storia stessa dell'uomo è stata negata, condannata. Si dice sempre che la morte violenta della cultura contadina era indispensabile per lasciar posto al progresso, alla civiltà. Ma perché? Non avrebbero potuto coesistere insieme? Era proprio necessario che ci fosse una contrapposizione così netta e spietata. Che cosa è stato allora? C'è stato il capovolgimento brusco di una concezione della vita che durava da millenni. È stato come se all'improvviso una gran febbre di rinnovamento avesse invaso la mente degli uomini. È stata la fede nel progresso, nella grande forza sprigionata dalle macchine, ad alimentare queste speranze. Queste certezze. Se prima, nel corso dei millenni, poco o nulla era cambiato, ora tutto doveva cambiare. Se prima tutto ciò che era vecchio veniva conservato e rispettato, ora bisognava lasciarselo alle spalle, come un qualcosa di inutile, di spregevole. Si è instaurato un ritmo frenetico, di continuo superamento. Tutto doveva diventare sempre più grande, più veloce, più efficiente. No, no, ma ascolta, Ferrari, no, no, ma Ferrari, ce l'ha, ce l'ha.
scala, se la tiri così rovini tutta la scala. Si è sempre pensato che migliorando le condizioni di vita materiale degli uomini, automaticamente sarebbero migliorate anche quelle morali e spirituali. Ma si è dimenticato che ogni cambiamento in meglio, ogni progresso vero, non può venire dall'esterno dell'uomo, ma soltanto dall'intimo della sua coscienza. Se questo non avviene, il risultato è la disintegrazione dell'intero sistema sociale, che non si fonda più sui principi della solidarietà e dell'amore, ma sull'idea del benessere, del profitto, per guadagnare di più, sempre di più. L'Università della Calabria, ad Arcabacata, vicino Cosenza. Una struttura moderna che certamente sta dando e darà impulso alle istruzioni e agli studi nella regione. Tuttavia, visitandola, non si riesce a sottrarsi a un sentimento di distacco, di freddezza. Fatto questo, vediamo che cos'è l'esame. Un esame è un record, un esame è un record. La matricola, quante cifre avete sulla matricola voi? A questo punto, dichiarare carriera di tipo carriera. Va bene? Siamo portati a riflettere sul significato e sulla funzione della scienza nel mondo contemporaneo. La scienza moderna si frammenta sempre più in un'infinità di specializzazioni che rispondono in modo sempre più particolareggiato ad un numero maggiore di domande, tranne che a quella che urge da sempre nel cuore degli uomini. Chi siamo? Perché viviamo? Che cosa dobbiamo fare?
L'emigrazione è stato un sovvertimento complesso, drammatico. Dall'inizio del secolo più di 2 milioni di calabresi sono emigrati nel nord dell'Italia, dell'Europa e in altri continenti. Si può dire che c'è un'altra Calabria all'estero. Questo ha significato grandi sofferenze, perché uomini che non conoscevano altro all'infuori del proprio territorio, del dialetto, sono dovuti andare in paesi lontani, in città sconosciute, a fare i lavori più umili e rischiosi. Laino Castello è un paese ai confini con la Lucania, abbandonato improvvisamente dai suoi abitanti non molti anni fa. Nelle stradelle ormai invase dall'erba, nelle case vuote, sembra che scorra ancora la vita di un tempo.
se si tagliano i boschi, l'acqua, non più trattenuta dalle foglie, dalle radici degli alberi, precipita a valle, portando via la terra, provocando le frane, compromettendo ancora di più il territorio, già messo a rischio dall'abbandono da parte della gente. Il degrado dell'ambiente è stato uno dei guasti più gravi che si è verificato in Calabria, insieme all'emigrazione, alla disoccupazione, alla criminalità. Sembrava che questo fosse il prezzo che si doveva pagare per avere finalmente il progresso, le industrie. Ma alla resa dei conti, nemmeno le fabbriche sono state fatte, oppure non hanno funzionato. Da Crotone a Lamezia Terme, da Gioia Tauro a Saline, la Calabria è tutta disseminata di fabbriche in gran parte abbandonate. Alcune che erano state cominciate non sono mai state finite e altre che erano state finite non hanno mai cominciato a lavorare. Nella piana di Gioia Tauro è stato iniziato un gigantesco centro siderurgico con un porto industriale che comprende chilometri di banchine. Mai completato, perché la produzione italiana dell'acciaio era già eccessiva. Migliaia di miliardi al vento. Svanita la speranza della grande industria, venuta meno la possibilità di emigrare, alla gente non è rimasto che tornare ai lavori di sempre, a un'agricoltura povera, un'edilizia e un'industria arretrate, che spesso non significano altro che disoccupazione. Arriva, non è una bacchetta. No, arriva.
Viceversa, la piana di Gioia Tauro, ad esempio, come altre zone della Calabria, non era una zona di mafia, ma lo è diventata con l'inizio dei grandi lavori e l'afflusso di capitali dall'esterno. L'irrompere dei principi del profitto e dell'accumulazione della ricchezza hanno determinato profonde alterazioni nella malvivenza locale, già legata a istituti arcaici fondati sulla violenza. La mafia, tradizionalmente parassitaria, è diventata imprenditrice. Ne è conseguito uno stravolgimento, una degenerazione, che hanno portato a quegli estremi di barbarie e di ferocia, tanto amplificati e demonizzati dai mezzi di informazione, che hanno finito col proiettare un'ombra scura di pregiudizio e di intolleranza su tutta la regione. Per fortuna, una gran massa di contadini, operai, artigiani, piccoli e medi imprenditori, con fatica ostinata, capacità di iniziativa e di rischio, ha tenuto duro, ha creduto nell'avvenire della regione, ha fatto fronte a tutte le avversità. Se le cose sono andate avanti, è dovuto alla lotta oscura, al sacrificio di questa gente. Queste fabbriche abbandonate nella piana di Lamezia Terme rappresentano, ci sembra, il pericolo che incombe sull'umanità, non soltanto sul piano materiale, ma soprattutto su quello morale e spirituale. Sta accadendo, infatti, qualcosa di nuovo, di sconvolgente. Gli uomini hanno perduto il legame che li univa al mondo della natura e perciò all'idea dell'infinito. Hanno dimenticato che l'umanità progredisce non in virtù dell'appagamento dei bisogni materiali, ma soltanto in virtù delle forze spirituali. Con questo è venuta meno la capacità di dare un senso alla vita, di riconoscere tutti insieme la coscienza che è in noi di ciò che è bene e di ciò che è male, di ciò che è importante e di ciò che non lo è. Le risposte a queste domande sono sempre venute dalla religione. Ma purtroppo molti degli uomini, delusi dalla religione tradizionale, che non sempre è in grado di dare risposte che la ragione può accettare, hanno deciso che della religiosità, semplicemente, si può fare a meno. E se la sono gettata alle spalle, come un qualcosa di superfluo e di inutile. Tutto ciò ha portato a divisioni, ma soprattutto ha provocato un qualcosa che non si era mai verificato prima nella storia dell'uomo. Un gran vuoto spirituale, una siccità dell'anima, un'assoluta mancanza di riferimenti. Di queste opere si è detto che si trattava di espressioni di cui gli uomini avevano bisogno una volta, quando erano ancora immersi nell'oscurità e nell'ignoranza. Ma basta guardarle
per capire che sono state ispirate da un bisogno eterno dell'uomo di riferirsi a un principio di bene morale. Questa è la festa dei santi Cosma e Damiano, a Riace. Generalmente queste feste sono considerate arretrate, idolatriche. Ma a ben vedere, in esse c'è la gioia degli uomini di ritrovarsi insieme, di celebrare l'unione con il territorio, con la propria gente. Questa festa si distingue dalle altre perché è in comune tra gli abitanti del paese e gli zingari, che per l'occasione affluiscono in gran numero. Questo è il santuario di Polsi, nel cuore dell'Aspromonte, dedicato alla Madonna della Montagna. Una volta la gente veniva da tutta la Calabria e anche dalla Sicilia. Ci veniva a piedi, per voto. Oggi, con le strade e le automobili, la festa ha perduto gran parte del suo carattere.
Vedendo queste feste si ha l'impressione che risalgano a culti molto antichi, anche prima del cristianesimo. Gioiosa Ionica. Questa festa è dedicata a San Rocco, protettore dalle epidemie. Anche qui, a un certo punto, la tradizione prende il sopravvento sulla liturgia, con la differenza singolare che questa volta sono i giovani a diventare i protagonisti e a dare libero sfogo alle loro tensioni, con un entusiasmo che apparentemente compromette la sacralità della festa, ma che in realtà la rinnova e la rafforza. Ah!
cos'è rimasto? Una regione con tanti fantasmi di fabbriche, tanta gente emigrata, tanti paesi spopolati e altri sommersi dalle nuove costruzioni, frammisti a villaggi turistici, a capannoni, a snodi ferroviari. Tutto alla rinfusa, senza un disegno, come in un gioco insensato. Sarà difficile risanare questa situazione, ma potrà avvenire soltanto se i calabresi riusciranno a riacquistare la loro identità, la loro cultura autentica, diventando i protagonisti del proprio riscatto. Villa San Giovanni, vicino a Reggio Calabria. Una città che ricorre spesso nelle cronache della mafia, delle uccisioni, dei sequestri di persone. Tanto da diventare il punto di riferimento di tutti i preconcetti nei confronti di questa regione. Ma ora, al termine del nostro viaggio, avendo negli occhi le immagini di un'umanità povera forse, ma ricca ancora di laboriosità, moralità, armonia, vedendo i quartieri dormitorio di questa città, le condizioni di precarietà e di emarginazione della gente che ci vive, ci rendiamo conto di quanto sia ingiusto coinvolgere tutta una popolazione nelle attività criminali di un'esigua minoranza. Quanto sia ingiusto soprattutto spiegare questo stato di cose come il frutto di una atavica, collettiva, indelebile vocazione al male. Eppure accade sempre la stessa cosa. Non soltanto quando si parla della Calabria o del sud dell'Italia, ma anche della maggior parte dei paesi sottosviluppati nel mondo. Sempre ad essi si dà la colpa di tutti i mali che affliggono l'umanità, mentre invece è esattamente il contrario. È sempre l'avanzata del mondo dell'industria, nelle sue forme più spregiudicate e brutali, che distrugge ogni cosa e porta a un inesorabile processo di disgregazione morale e culturale. Tutto è cominciato nel momento in cui i contadini hanno lasciato le loro case e sono andati in città, nelle fabbriche. Le città non hanno senso. Non c'è un motivo per cui tanta gente debba ammassarsi in un posto solo. Nelle città la gente ormai non si riconosce, non si saluta, nemmeno si guarda in faccia. Non c'è concordia, altruismo, ma soltanto avidità, ostilità. La forza terribile sprigionata dalle macchine ha evocato demoni che sfuggono ad ogni controllo razionale. Le fabbriche possono produrre indifferentemente cose utili, cose superflue, oppure cose dannose, come le armi, i veleni.
Le conseguenze sono guerre, milioni di morti, arsenali atomici, terrorismo, fame, sprechi, inquinamento, corruzione, droghe e violenza, violenza, sempre più violenza. Questi sono i frutti raccolti dall'avanzata del mondo dell'industria, nei suoi aspetti più insensati. Oggi, alle soglie del terzo millennio, le abbiamo sotto gli occhi.